Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video cosa è successo? Beh, in poche parole c'è stato un problemino con Summer e con Tate. Stavano scomparendo e li abbiamo dovuti salvare semplicemente tornando nel nostro mondo. Abbiamo affrontato però anche Abil Guerriero e Koros, sconfiggendoli anche piuttosto facilmente, non c'è stata troppa difficoltà. Ed oggi dobbiamo andare a cercare il fendente dei ceri nello Yo-Kai World, partendo proprio, ecco qua con lo Yo-Kai Watch, cerchiamo la porta, partendo proprio da casa di Bruno e attraversando questo portale. Ci vuole però il rango D, quindi mi sa che oggi si va a fare la missione per il rango D, amici miei. Vediamo un po', non sarà troppo lunga, spero. Quindi questo è il portale, sembra bloccato da un lucchetto. C'è una grossa D impressa sopra, mi chiedo cosa significhi. Oh, siete ancora qui. Ho fatto bene a venire a controllare allora. Ah, signora, lei conosce il significato di quella lettera? Sì, quello è un barcologio e la D è il rango necessario per aprirlo. Il rango? Esatto. Si tratta del rango del vostro Yo-Kai Watch, per l'esattezza. È come se il portale vi stesse chiedendo di salire di livello. Da quel che vedo il tuo orologio è di rango E attualmente. C'è scritto sopra, ce l'hai. Mentre il barcologio davanti è il portale di rango D. Per sbloccare il lucchetto dovrai quindi salire di un rango. E stanno guardando lo Yo-Kai Watch, effettivamente. Aumentare il rango significa però trovare Yo-Kai più potenti. E lei è in grado di modificare il rango dell'orologio, signora? Non credo proprio, Whisper, non è mica un orologiaio. Oh, non preoccupatevi per quello, nonna è bravissima in queste cose. Come? Può davvero farlo? Proprio così. Tuttavia dovrete prima superare una prova. Una prova? Di che genere? Beh, dovrete dimostrarmi di essere all'altezza del prossimo rango. In altre parole, sconfiggere gli yokai che vi indicherò a breve. Bene, vedete tutto quello che dovevate sapere. Verrò da te appena sarò pronto. Sì, sono già pronto. Sono nato quasi pronto. Oh, una moneta slot kai grande. Bene, 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 bene. Voglio farla, voglio farla. Ok. Dovete lottare contro uno Yo-Kai e dimostrarmi tutta la vostra forza. Sembra facile, è vero, ma se fossi meno sottovaluterei la situazione. Va bene, ci sono all'altezza. Nel cortile della scuola elementare. Ah, uno solo? Non è troppo difficile allora. Ci dà anche una moneta slot, quindi, amici miei, andiamo subito ad affrontare questo nemico. Impossibile. Ah, ma è 3? Ah. Ok, 3. Mi sta bene affrontarti. Ah, devo mettere Summer, ok. E ovviamente non posso avere lui in squadra. Lo mettiamo a posto di Wisnian. È ovvio che non può starci lui. Quando Summer chiama io rispondo, il grande Tri è qui solo per voi. La folla acclama a gran voce, solo un nome riecheggia nell'aria. Cos'è quella faccia, non ve l'aspettavate? Quindi lo Yo-Kai che dovremmo sconfiggere Tri? La nonna ha scelto me, ragazzi. Forza, fatemi sotto. Anche se avete Summer in squadra, sappiate che non ci andrò leggero. Allora, siete pronti? Mostratemi tutta la vostra potenza. Aspetta che ti mostro 4 ceffoni. Ah no, però 3, uno per ogni testa. Inizia la battaglia. La musica da supereroe riecheggia nell'aria. Ah, la barda spaziale! Oh, vieni qua. Oh, ah, c'è la difesa alzata, ecco perché. Ui, ui. Ora è cattivo. Vai, Gibanyan, grande. Oh, c'è anche Junior lì che fa il bello e cattivo tempo. Oh, Ashton Bomb, ti fa male. Oggetti. Vai, la prugna. Prugnetta fa bene. Ah, ok, a 10 secondi devo aspettare, ok. Ah, è tornato normale. Chiamo Colo in aiuto. Oh, braccio dell'Oni! Vieni qua! Furia zampettante! Oh, no, non è furia zampettante, non era. Sbagliato nome. Andato, vai. Ecco.
Mission completo. Bene, bene, bella questa. Latte alla frutta, non esiste latte alla frutta, però ok. In Giappone sì. Caspita, Summer, tutti i amici me l'avete davvero suonate. Non capito tutti di sconfiggere un supereroe del mio calibro. Ora tornate dalla nonna, il mio lavoro qui è finito. Certo, non è proprio appagante essere sconfitti, ma visto che si tratta di voi, per stavolta farò un'eccezione. Brava Summer, stai migliorando sempre di più. Summer, mettigli un piede in faccia. Quello vuole lui, sta solo aspettando quello. Sì, è rimasto qui tramortito. T'a posto? Summer. Vabbè, andiamo dalla nonna che è meglio. Ora però riceviamo appunto questa moneta per la slot Kai. E io sono felicissimo di poterla utilizzare subito. Anche se ho solo due slottate, certo. Non penso che oggi ne prenderemo un'altra. Nonna, abbiamo fatto l'emissione. E ora dacci la nostra moneta. Non me ne frega niente del rango. Quello solo la moneta. Sì, vabbè, il vuoto gli ha dato. L'imposizione delle mani bastava. Posso cambiare modello? Ok. E quale modello mi dà? Bene. Quello è il modello 0. Ah, origine! Sarebbe giusto. Grazie, Whisper. Sì, dei complimenti che non ho letto. Yokai Watch Origine ora possiede anche una nuova abilità. Come, dici sul serio? Ehi, quindi questo vuol dire che anch'io potrò usarla, giusto? Attacco totale. Difesa totale. Bene. Ok, però, signora, la missione è completata. Ora andrei a fare giusto la slottata veloce veloce e poi vediamo cosa c'è in quel passaggio. Finalmente la nebbia sui Monti Gemelli si è diradata. Grazie, abil guerriero. Nessun problema, signore. Ora la strada dovrebbe essere libera. La potenza defendente dei ceri di Izuki sarà presto in mano nostra. Credo che metterò da parte il nostro recente fallimento con quei ragazzini. È stato un mio errore, signore. Li avevo sottovalutati. Quel ragazzo, Cole, potrebbe rivelarsi una minaccia pericolosa. No, è colpa mia. Avrei dovuto occuparmi io di loro fin dall'inizio. In ogni caso, quelle spade saranno presto in nostro possesso. Tutte. Alla sciabola del tuono penseremo in seguito. Ora andiamo ai Monti Gemelli. Maestro Alphonse, consentitemi di venire insieme a voi, vi prego! Silenzio, demon gufo. Tu ormai non mi sei più di alcuna utilità. Cosa? No, maestro Alphonse! Invece... Smetti di chiamarmi Alphonse. Sai bene che non è quello il mio nome. Shuten Doji. O vuoi che sia Shuten Doji in persona a cancellarti da questo mondo? No, d'accordo, me ne vado. Ci credo che c'ha paura. Allora, abil guerriero, sei pronto? Forza, andiamo ai Monti Gemelli. Come desiderate, mio signore. Possiamo partire quando volete. Shuten Doji, tradotto sarebbe bambino ubriacone. Però tradotto da noi, per l'originale è Sobron. Non ci sta proprio. Sobrio proprio è l'ultima cosa che è quello yokai. Oh, quasi dimenticavo. Kaira mi ha lasciato questa per voi prima. Dici, nonna, cosa ci ha lasciato Kaira? Sì, io non è che potessi entrare sfondando la porta. Tipo Takeshi's Castle, cerca la porta giusta. Fantastico, grazie signora. Un'altra cosa, aumentando il rango dello Yokai Watch, è possibile che siano comparse altre aree. Siete liberi di esplorarle. Ah, come a Valdoro Alta, che penso sia Col di Brezza in realtà, a meno che non abbia cambiato nome, si può aprire un varco. Molto bene, forza, andiamo. Prossima meta, i Monti Gemelli.
l'accento lì non serviva. In teoria si può anche fare a meno, secondo il dizionario, ma va bene. Quindi prima della slottata direi di aprire questo parco orologio. Che ci porta a prendere un oggetto, ok, che è importante, spero. Però posso fare solo due slottate, no! Che dolore! Ah, va bene, va bene, va bene. Facciamone solo due, che bisogna fare? Magari nel prossimo video ne faccio un'altra. Allora, possiamo trovare Deadpool e Nevaria! E Leo Fuoco classico, però anche Pancospino. Ah, ma queste sono le anime, non lo yokai di per sé. Va bene, dai, proviamoci. Marrone, grigio. Chiave bestiali. Marrone, da grigio a marrone, non so come ci sono arrivato. Ah, animale o fuoco, oro. Aspetta, quella oro è quella che posso far subito prendere, vero? Sì, quella oro è quella che posso scambiare subito. Se non erro. Allora vado a farlo su... Ah no, aspetta, c'ho l'app, cioè, perché devo andarlo a fare di persona? Baratto. Cerca. Ah no? Ah no, quella ora è solo una che serve. World Bore, Leo Fuoco e Leo Fuoco. Mi ci vogliono anche due rosse. Devo trovare Leo Fuoco però. Yokai avversi. Però lui... Lui invece ce ne ho abbastanza. Vabbè, non è il caso di fare nulla allora. Vabbè, andiamo avanti. Apriamo allora il barcologio. E passiamo attraverso il portale per i Monti Gemelli. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Quindi sarebbero questi i Monti Gemelli? Beh, il nome è azzeccato in effetti. Guardate quelle due montagne. Sōkinzan. Bene, il fendente recito dovrebbe trovarsi da qualche parte in quest'area. Come? Non volete mica scalare quelle due montagne, spero? Sì, facciamo due gruppi. Mamma mia, eccolo, eccolo. Benvenuti, visitatori. Siete qui per la prova del fendente? Chi ha parlato? Pavo Lucente. Prego, da questa parte. Sarò io a condurvi alla prova. Oh, guardate là. Lui deve essere la guida del luogo. Non dire sciocchezze. Come fa un uccello a parlare? Davvero trovi strano questo, Whisper? E tu invece come fai a parlare allora? Non siete qui per la prova? No, stavano scherzando. Sì, ci indichi la strada, per favore. Molto bene, allora. Volete seguirmi? Prego, da questa parte. Ridi tu. Te la fai bene a riderla, visto che non devi fare nulla. Siamo sempre noi a combattere. Questi che frutti sono? Frutti della morte. Esfera, sì, la vita ci vuole, non l'esfera. E scommetto che non si può salvare. Figurati. Beh, amici, io direi che l'episodio si ferma qui. Vorrei andare avanti, ma dopo non posso salvare. Ah, che seccatura. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, che anche questo pavo lucente lo vuole. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!